Ben trovati a tutti per questo appuntamento organizzato da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa nella unità operativa del Centro alla Cooperazione Internazionale. Quello che manca di più in tutti questi mesi di riunioni online è sicuramente l'applauso che avrebbe accolto caloroso, lungo, intenso e vivace gli ospiti di questo pomeriggio. Nancy Porcia, la giornalista freelance, che ha subito minacce in passato, ma anche intercettazioni da parte di organi dello Stato. Poi abbiamo Christian Elia, co-direttore di Q-Code Magazine e coordinatore del progetto di residenza per giornalisti minacciati, che si è concluso a Milano qualche mese fa in collaborazione con Osservatorio per il progetto europeo Media Freedom Rapid Response. Parleremo di diritti violati, dei diritti che il giornalista, in quanto difensore dei diritti umani, è chiamato a difendere, a tutelare e a dare un quadro concreto e anche in prospettiva. Avremo Francesco Martone, portavoce della Rete Nazionale in difesa di. A porgere i saluti inaugurali di questa conversazione, l'abbiamo chiamata così per essere un po' démodé forse, è l'assessore Chiara Maule del Comune di Trento, perché il sindaco di Trento ha preso a cuore questo filone di lavoro del Centro La Cooperazione sui diritti umani, in particolare sui difensori dei diritti umani. Più tardi avremo anche un messaggio del presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti, che ci aiuterà a entrare un po' nel tema, perché al centro, in questo grande tema dei difensori dei diritti umani, oggi mettiamo i giornalisti. Ben trovata Chiara Maule, assessora del Comune di Trento. Grazie mille, davvero. Buonasera a tutti, a chi vedo in chat e chi invece non vedo, ma insomma so che c'è a distanza. Mi fa molto piacere essere qui con voi. Porto i saluti calorosi del sindaco, appunto, che come state detto non può partecipare, ma ci teneva particolarmente che la cittadinanza, ecco, fosse rappresentata da qualcuno dell'amministrazione comunale che governa questa città, proprio per ribadire l'interesse che noi abbiamo nei confronti di questi tipi di interventi che vengono fatti, di questo lavoro che viene fatto. La città di Trento è la città del Concilio, insomma, questo i trentini lo sanno, ma questa cosa la sanno anche chi non abita a Trento e chi è di altri paesi, insomma, questa è la cifra della nostra città ed è anche il pensiero che un po' i cittadini di Trento si portano dietro da anni, che è quest'idea di essere in grado di confrontarsi con le grandi categorie di pensiero. È una città che fa da cerniera da sempre perché vive al confine, perché la storia, insomma, di chi della parte dell'Alto Adige e sopra è una storia con cui siamo cresciuti e con cui, insomma, abbiamo imparato ad essere città un po' di frontiera che necessita di essere molto capaci di dialogo. Per cercare di costruire davvero una comunità aperta e capace di dialogare, insomma, anche con i diversi, con le persone che sono diverse da noi o che vengono, insomma, nella nostra città. Questa, insomma, è un po' la storia che sentiamo come nostra e su cui vogliamo continuare a lavorare, anche per i prossimi anni. Noi sosteniamo come amministrazione e promuoviamo anche iniziative e progetti che sono rivolti alla cittadinanza, ma che riescono anche bene, che funzionano molto bene, perché abbiamo davvero una rete di enti del terzo settore che svolgono un lavoro eccezionale da questo punto di vista e quindi mantengono sempre le reti molto aperte affinché i cittadini si sentano parte di una storia. Naturalmente ci interessa moltissimo riuscire a sensibilizzare l'opinione pubblica verso una cultura di convenienza civile e di reciproco rispetto. Come è stato detto, appunto, il ruolo dei giornalisti, insomma, è un ruolo difficilissimo in questo momento ed è un ruolo di grande responsabilità, come lo sono altri ruoli che forse in questi anni abbiamo smesso di guardare con questo tipo di lente, pensando che tutti possono fare tutto. Invece ci sono, insomma, dei lavori che necessitano di avere delle qualità, delle capacità, delle competenze che non sono per tutti. Quindi, insomma, noi sosteniamo il lavoro dei giornalisti proprio come è stato detto, come difensore dei diritti civili, perché siete voi, insomma, che ci date l'opportunità di conoscere le notizie, ma soprattutto di pensare e quindi di farci un'opinione e di poter scegliere
quella che è la nostra idea di città, la nostra idea di vivere insieme e la nostra idea soprattutto di futuro. Quindi, insomma, grazie per questa opportunità che date a me, ma che date a tutta la città, alle persone che sono collegate, anche per poter fare questo tipo di riflessione, sperando, insomma, di riuscire sempre di più a tenere in piedi quella rete, a tessere quelle reti che rende grande alla fine una città, perché permette a tutti di poter esprimere il proprio pensiero, ma poi di fare una sintesi, che è una sintesi di bene comune e che ci porta appunto a camminare insieme. Quindi davvero grazie per questa partecipazione, per questa opportunità e buon lavoro a tutti noi per la prossima ora e mezza. Grazie, grazie molto all'assessora Maule che ha parlato del ruolo di una piccola città. Il ruolo delle città entra a pieno titolo, no? Nel lavoro della rete in difesa di. Francesco Martone ne è il coordinatore, la spinta, il propulsore, il trascinatore a volte. Di un lavoro che si nutre di tanti apporti, no? Sia delle specificità locali, ma anche transnazionali. Quindi, in che cornice si inserisce questo nostro incontro di oggi? Sì, grazie, grazie davvero. Io vi parlo dall'Ecuador, da Quito, e lo dico non per caso, perché proprio la settimana scorsa è entrato in vigore l'accordo di Escazú, che è un accordo sulla democrazia ambientale e la protezione dei difensori dell'ambiente. E proprio in questi giorni la Defensoria del Pueblo, che sarebbe l'autorità nazionale indipendente sui diritti umani, sta svolgendo un importante percorso di consultazione pubblica, appunto per mettere a punto una legge nazionale sui difensori dei diritti umani. Lo dico non a caso perché mentre in Ecuador esiste un'autorità nazionale indipendente, noi da oltre 20 anni in Italia non ce l'abbiamo. Non abbiamo un istituto autonomo e indipendente che possa vigilare sul rispetto dei diritti umani del nostro paese e che possa anche vigilare sulle violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani. E questo secondo me è un elemento da tenere a mente anche nella conversazione che andremo a fare oggi. Hai detto giustamente che la rete si muove su vari livelli. Io credo che forse il livello locale è quello molto più importante da un certo punto di vista, perché mentre noi facciamo il lavoro di advocacy, ad esempio sulle istituzioni nazionali, sulle istituzioni internazionali, il radicamento della difesa dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani in progetti, in piattaforme di scambio, di solidarietà e di cooperazione tra popoli è lo strumento molto più efficace e concreto. Quando parliamo di città non parliamo soltanto di amministrazioni comunali. Io vorrei ringraziare qui di nuovo l'impegno del Comune di Trento, del nuovo sindaco, anche del Comune di Padova, del lavoro che Chicco sta facendo su Milano, del lavoro che Amnesty International ha aperto con il Comune di Torino, perché pensiamo che questa rete, diciamo, diffusa di territori che difendono i diritti umani e i difensori dei diritti umani sia uno dei risultati molto più rilevanti di lavoro che abbiamo fatto in questi anni. 4 anni fa la rete è partita ufficialmente, proprio 4 anni fa, e non a caso invitando il relatore speciale dell'ONU sui difensori dei diritti umani, Michel Forst, e non a caso organizzando l'incontro pubblico proprio nella sede della Federazione Nazionale della Stampa, perché abbiamo sempre pensato che il ruolo dei giornalisti sia un ruolo fondamentale per educare l'opinione pubblica, per denunciare gli abusi e soprattutto quando per farlo diventano anche essi vittime di violazioni fondamentali. Io ho seguito molto da vicino tutto il caso di Nancy Porcia, l'abbiamo seguito perché dimostra come in Italia esista un problema di carenza o di ritardo nella cultura dei diritti umani e non soltanto in termini di riconoscimento formale, ma anche perché non esistono, come ho detto, le strutture che l'ONU, che le Nazioni Unite ci chiedono di mettere in campo. E allo stesso tempo perché il lavoro di chi denuncia i soprusi dei diritti umani è assimilabile a quello di un difensore dei diritti umani. Vorrei ricordare che l'Italia, come tanti altri paesi, ha appoggiato una dichiarazione importante dell'ONU, che oramai ha circa 20 anni, che appunto impegna i paesi a difendere, a sostenere e a proteggere chi difende i diritti umani anche a livello nazionale, quindi impegnandosi a intervenire in caso di minacce, in caso di delegittimazione, in caso di aggressioni. Mi sembra che non è il caso di Nancy Porcia, non è isolato, perché chi difende i diritti umani oggi in Italia continua ad essere stigmatizzato, criminalizzato. La settimana scorsa abbiamo avuto un importante convegno nazionale sulla repressione del dissenso in Italia,
organizzato dal Centro Riforma dello Stato, della Fondazione Basso e da altre importanti istituzioni, che è nato sulla scia di un importante appello sulla liberazione dell'attivista no TAV Dana Lauriola. E anche in quel caso abbiamo fatto il punto sulla situazione nel nostro paese e pensiamo che sia necessario oggi, da una parte, rafforzare il lavoro a livello territoriale, soprattutto per rafforzare anche la dimensione internazionale della difesa dei difensori dei diritti umani, il lavoro che fa appunto la città in difesa di su Trento, grazie anche all'impegno dell'Osservatorio e del Forum Trentino, ma soprattutto di IACO, è fondamentale perché di fatto ci permette di articolare, diciamo, questa dimensione locale e internazionale che è la base anche del nostro lavoro di rispetto, di protezione e di sostegno alle comunità che difendono i diritti umani. Quindi il lavoro sulle shelter cities, tra l'altro vorrei ricordare, è considerato oggi dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa una best practice a livello europeo. La OSCE ha svolto proprio un anno fa una missione in Italia per valutare il livello di attuazione e applicazione delle linee guida che l'OSCE ha e che l'Italia dovrebbe rispettare e implementare sui difensori dei diritti umani. E proprio in quell'occasione credo che abbiano avuto anche dei contatti con Padova e con Trento e hanno identificato il lavoro sulle città in difesa di come una best practice proprio a livello europeo e di questo siamo molto molto orgogliosi. Ma è interessante notare come la dimensione territoriale e locale, anche per l'OSCE, non può essere disgiunta, diciamo, da una politica a livello nazionale coerente sul rispetto dei difensori dei diritti umani. Il caso di Nancy è importante perché poi ha riaperto tutta la vicenda della criminalizzazione della solidarietà. Michel Forst, quando è venuto 4 anni fa, aveva già denunciato le campagne di criminalizzazione della solidarietà nei confronti dei migranti, incontrando organizzazioni che a suo tempo erano al centro delle campagne di stigmatizzazione e di criminalizzazione. Da 4 anni a questa parte continuiamo a dover leggere sui giornali gli stessi titoli, gli stessi attacchi, ad esempio contro Linea d'Ombra, che 2 attivisti che sono colpevoli soltanto di soccorrere i migranti in condizioni disperate, che sono considerati oggi fiancheggiatori dell'immigrazione clandestina. Questo è un punto che secondo noi deve essere oggi al centro dell'iniziativa anche della rete in difesa di. Appunto, il caso di Nancy ha svelato, tra l'altro, l'uso smodato di strumenti che poi alla fine sono intimidatori per chi difende i diritti umani e ha rilanciato anche queste campagne di denigrazione nei confronti di attivisti dei difensori dei diritti dei migranti come Don Musse Zerai, che è tornato di nuovo a essere al centro di campagne di diffamazione da parte di alcuni organismi di stampa, o di avvocati come Alessandra Ballerini, con la quale siamo in contatto da tempo. Anche loro sono difensori dei diritti umani. Allora, quel caso riapre, diciamo, rilancia, diciamo, l'attenzione su una situazione che è strutturale nel nostro paese. Non esiste un'organizzazione autorità nazionale indipendente che possa vigilare sul rispetto delle linee guida OSCE sui difensori dei diritti umani. Non esiste un piano nazionale di protezione dei difensori dei diritti umani, che a nostro parere è fondamentale e necessario, perché l'Italia, tra l'altro, grazie al nostro lavoro, oggi siede nel Consiglio ONU dei diritti umani di Ginevra con l'impegno di tutelare i difensori dei diritti umani. Ma pensano, il nostro paese, le autorità pensano che il problema sia soltanto oltre i confini, quando invece lo abbiamo dentro casa. Ora, l'idea fondamentale, chiudo, è quella che nel corso delle prossime settimane si ragionerà su una campagna nazionale per chiedere al più alti livelli dello Stato che si intervenga con un programma, un piano nazionale d'azione sul rispetto dei difensori dei diritti umani nel nostro paese. Stiamo in contatto anche con gli uffici del relatore speciale dell'ONU sui difensori dei diritti umani, che segue da tempo oramai le questioni relative alla criminalizzazione della solidarietà, e probabilmente lavoreremo per invitarla, Mary Lawlor, in visita accademica in Italia nei prossimi mesi, proprio per mettere a disposizione tutti i canali che abbiamo aperto nel corso di questi anni, gli strumenti di cui siamo a conoscenza per una lotta comune, un'iniziativa comune che possa finalmente garantire
gli spazi di agibilità civica e la protezione di chi oggi si impegna in prima persona, appunto per difendere i diritti umani nel nostro paese. Ultimo punto, avete fatto riferimento anche a quelle che in gergo vengono chiamate SLAPs, no? Strategic Litigation Against Public Participation, ovvero sia l'uso della legge e del pretesto, diciamo, delle querele per diffamazione per bloccare ogni attività, sia di giornalisti che denunciano casi diciamo relativi ai diritti umani, che attivisti che lo fanno. Gli SLAPs vengono applicati appunto across the board, in tutte queste categorie, per azzittare e per intimidire chi oggi fa il suo doveroso lavoro di denuncia o di sensibilizzazione sui diritti umani dell'ambiente. L'ultimo rapporto del Civic Rights Europe, che è una rete europea di organizzazioni che si occupano di diritti civili, l'Italia è rappresentata dalla Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti, CILD, che è anche parte della rete in difesa di, denuncia appunto il ricorso frequente degli SLAPs anche in Italia per azzittare chi chiede il rispetto dei diritti civili e dei diritti umani. E questo è un elemento che secondo me potrebbe essere anche al centro di un'iniziativa, a quanto capisco è già parte di un'iniziativa a livello legislativo che sarebbe da accompagnare e da seguire. Ultima cosa, domani ci sarà un altro evento al quale noi sosteniamo, al quale collaboriamo, organizzato da Ossigeno per l'informazione, che è un'altra rete, diciamo, di giornalisti che si occupano di libertà di stampa e di libertà di informazione, e che abbiamo già incontrato più volte nei vari incontri che abbiamo avuto anche con l'osservatorio, con l'OSCE, per discutere il livello di attuazione e gli strumenti di applicazione delle linee guida sui difensori dei diritti umani. Quindi è un canale aperto che questo appuntamento di oggi non fa altro che rafforzare ulteriormente anche la nostra convinzione di provare a continuare a immaginare percorsi comuni, e anche la nostra soddisfazione per il lavoro che viene fatto a livello territoriale, dal nodo trentino della rete, dai gruppi che lavorano su Milano e anche, appunto, vorrei ricordarlo, su Padova e Torino e anche su Verona. Quindi buon lavoro a tutti, vi ringrazio della pazienza, forse ho parlato troppo, però vi auguro un buon lavoro, grazie davvero. No, grazie anzi a Francesco Martone, che ha riannodato molti fili che rischiavano di sfilacciarsi sia a livello territoriale ma anche a livello tematico, perché infatti questo lavoro sulle SLAP, sulle querele bavaglio, querele pretestuose, è qualcosa che ci riguarda da un paio d'anni qui a Osservatorio. Abbiamo pubblicato un dossier e siamo entrati a far parte di quella case Coalition Against SLAP in Europe, che sta cercando anche lì, con lo stesso meccanismo della rete in difesa di unire più interessi, più competenze per arrivare ad un unico obiettivo, perché appunto, come ha già detto Francesco Martone, ma anche come sottolineano diversi documenti della Commissione Europea di recente, le querele bavaglio, le querele pretestuose colpiscono indistintamente chi alza la voce per denunciare un problema, e quindi mirano a zittire le critiche, che si tratti di un giornalista, di un attivista per i diritti umani, di un difensore dei diritti umani o di un whistleblower, cioè di chi fa la spia, tra virgolette, rivelando dei segreti professionali che in realtà sono nell'interesse comune. Francesco Martone ha anche parlato di difesa categoria, perché a volte avanzano solo le difese di categoria, ma possono aiutare anche queste. Nel caso dei giornalisti abbiamo esteso l'invito anche al presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che è il Sindacato Unitario dei Giornalisti. Ha accettato volentieri di partecipare, ma per impegni che aveva già, ha deciso di mandarci un messaggio, qualcosa che adesso la mia collega Roberta Bertoldi farà partire, un video, sarà 7 minuti, che ci aiuterà a entrare nel vivo della conversazione con Nancy e con Christian Elia. Vediamo se può partire. Grazie.
Grazie dell'invito all'Osservatorio Balcani in Caucaso, a Nicole Corritore, a Paola Rosai in modo particolare, con le quali abbiamo condiviso mille battaglie in questi anni, mille battaglie contro i bavagli, contro le censure, ma anche contro l'oscuramento e contro le oscurità, intervenendo ovunque, contro i regimi di qualsiasi colore che hanno intenzione di impedire, perché questo è il nesso, di impedire al cittadino di essere informato. L'aggressione al cronista non è un problema di una corporazione, l'aggressione a un cronista e i casi di cui parliamo non sono casi di mala informazione. I cronisti e i cronisti aggrediti sono quelli che indagano sulle oscurità, sulla rotta balcanica, sulla Libia, sulle mafie, sulle camorre. Questi sono quelli nel mirino, a questi sparano, questi minacciano, questi 22 soli in Italia sono costretti a vivere sotto scorta. È bene chiarire questo punto. L'oscurità non colpisce, i regimi non colpiscono coloro che svolgono attività di omissione o svolgono attività a tariffa per i servizi segreti, colpiscono esattamente quelli che svelano le grandi fabbriche delle bugie. Questo è anche il senso, fatemelo dire, di una grande iniziativa che hanno lanciato l'Osservatorio e tante altre associazioni, tra queste Articolo 21, contro le querele bavaglio, la vera e propria lupara bianca che si utilizza oggi e non solo in Italia per intimidire e colpire il cronista, soprattutto poi se quel cronista è precario, se quel cronista non ha alle spalle un editore, se non ha gli avvocati. Mostrano i muscoli ai precari, mostrano i muscoli ai più deboli. Questa è anche la ragione per la quale quest'anno ci siamo trovati a Trento il 3 maggio con l'Osservatorio, questa volta con le bandiere della Bielorussia, ma potevano essere le bandiere della Turchia, dell'Egitto, della Cina, delle tante tanti cronisti in carcere anche in queste ore. Le minacce anche in Italia, e bene lo sa Nancy Porzia, bene lo sa Cristian Elia ed altri amici, sono in aumento, non sono dati miei, sono dati dell'Osservatorio del Ministero degli Interni, più 87% di minacce dal 2019 ad oggi. 64 minacce solo nei primi mesi dell'anno, minacce che avvengono in rete, diffamazioni, aggressioni, ingiurie, volgarità, fuori della rete direttamente, ma anche con minacce fisiche come è avvenuto in alcune regioni del paese. Sono bavagli, sono intimidazioni particolarmente violente e volgari, va segnalato, nei confronti delle croniste, contro le quali si scatena ogni tipo di infamia. Questa è la ragione per la quale abbiamo deciso da tempo, anche tra contrasti interni alle redazioni e alle corporazioni, che si deve essere sempre parte civile accanto al cronista minacciato, che bisogna sempre denunciare, che bisogna sempre accompagnarli in tribunale. Per questo abbiamo preparato un dossier che abbiamo consegnato al Presidente della Camera Fico e che abbiamo consegnato alla Ministra Cartabia, perché dentro quel dossier ci sono gli imbavagliati, querele bavaglio, i minacciati, colleghi che hanno le scorte, ma anche l'ultimo caso, gravissimo, il caso delle intercettazioni della Procura di Trapani, ma qui le racconterà Nancy Porzia, che non vanno affatto prese sotto gamba. Qualcuno con cinismo ha detto: ma li hanno sempre intercettati. Peccato che la Corte Europea dica che non si può fare. Peccato che la Corte Europea dica che non si possono scoprire le fonti e destabilizzare il cronista. Peccato che donne come Nancy Porzia e altre amiche e amici in questo modo si trovino in una situazione di difficoltà personale continua. Se poi hanno una situazione di precariato sono ancora più esposti. Ecco perché non basta denunciare, bisogna farlo e noi lo faremo in tutte le sedi. Abbiamo fatto nomi e cognomi. E attendiamo che adesso le istituzioni vadano a prendere qualcuno. E attendiamo anche però che assicurino la vigilanza a persone come Nancy Porcia e non solo lei, che sono tra le più esposte. Ma ci attendiamo che arrivino delle risposte immediate. Una legge sulle querele bavaglio che vada a colpire chi minaccia un cronista. E quasi sempre queste querele bavaglio vengono archiviate dopo pochi minuti. È ora che paghino dazio, che lasciano dei soldi. Bisogna fare una legge sulla tutela delle fonti. Non si può trascrivere un'intercettazione tra un'avvocata, l'avvocata Ballerini e non solo, la giornalista Nancy Porcia, addirittura scrivere in alto, rilevantissimo, la parte del colloquio che riguarda Giulio Regeni e che cosa c'entra con la Libia e perché mai si intercettava che non è indagata Nancy Porcia. E non è affatto vero che si debba far finta di niente. Ma accanto ai provvedimenti di legge va rilanciata la scorta mediatica,
C'è bisogno che l'insieme della comunicazione illumini queste inchieste e accompagni queste inchieste. Non lasci mai sola una donna o un uomo di fronte ai malfattori. E non basta neanche questo. Bisogna creare una rete, penso al lavoro straordinario, voglio dirlo qui, di Cristianeria. E penso anche al lavoro della Casa dell'Accoglienza lanciato dal sindaco di Trento, Ianeselli. Abbiamo bisogno anche di luoghi che li accompagnino, che li tutelino, che siano cronisti italiani o cronisti stranieri, che consentano a loro di lavorare, di mantenere delle relazioni, di andare nelle scuole a raccontare la loro esperienza. Questa grande rete che si vuole costruire, per quel poco che contiamo noi, avrà tutta la solidarietà della Federazione della Stampa e delle associazioni regionali e di Articolo 21 insieme all'Osservatorio. Io non credo a chi lavora da solo, a chi corre da solo. Credo in questi casi ad una grande rete dove ciascuno cerca di ascoltare, di integrare e di aiutare gli altri. Forse nei prossimi giorni, do una notizia che è ancora in discussione, il 20 maggio, per reagire a un clima che non ci piace, che è un clima di bavaglia alla libertà di informazione, ma anche di bavaglie sotto forma di sfruttamento, di lavoro nero, di mancato compenso, forse nei prossimi giorni noi decideremo una convocazione straordinaria delle giornaliste e dei giornalisti italiani, potrebbe essere il 20 maggio, davanti alla sede del governo, per dire al governo: quando accade qualcosa ci date la solidarietà, ma non un solo provvedimento di legge è stato votato. È giunto il momento di sostituire alle parole azioni vere di tutela e di prevenzione a favore delle croniste e dei cronisti che, illuminando le oscurità, lavorano per rendere più libero e più sereno un paese. Grazie. Il grazie è nostro a Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa, che ci ha dato un bel po' di argomenti da sviluppare e soprattutto sembra aver ripreso quello che prima diceva Francesco Martone. Però giuro, il video era preregistrato, lui non aveva sentito. In realtà perché le questioni sono annose, sono quasi sempre le stesse. Ma tra le tante cose che ha detto Giuseppe Giulietti, ha ringraziato Cristian Elia, oltre che per le altre attività appunto della cooperativa della testata, per quel progetto di residenza per giornalisti che è stato possibile grazie al Media Freedom Rapid Response, un progetto europeo, un consorzio di cui OBCT fa parte e per cui oggi possiamo annunciare che parte il secondo anno. Quindi l'occasione è preziosa. E lascio a lui allora introdurre un'altra Nancy Porsia che solo noi conoscevamo finora, perché la Nancy Porsia delle minacce, delle intercettazioni l'ha conosciuta a mezzo mondo, l'abbiamo vista anche ospite di Saviano qualche mese fa e poi anche al centro dell'attenzione nelle ultime settimane. Però la Nancy Porsia che solo qualcuno di noi conosceva ce la può svelare adesso Cristian. Buonasera a tutti, mi fa veramente tanto piacere questa serata perché è un po' non la fine di un percorso, nel senso, ma un nuovo inizio, però è come giusto quando si fanno dei progetti, è giusto confrontarsi con la strada che si è fatta e quindi è bello essere qui e mi hanno fatto particolarmente piacere le parole di Giulietti perché... lo spiegherò, insomma, però era uno dei temi, no? Quello come portare questo progetto in Italia. E sostanzialmente questa è una lunga storia, è una storia che nasce da lontano, nel senso che c'è stato un primo tentativo. Q Code Magazine è un network di giornalisti freelance che sulla propria pelle conoscono la vulnerabilità, conoscono quello che tante volte è un sentimento anche di solitudine, soprattutto per chi, e io faccio parte di quella generazione, è passato dalle redazioni, quindi sa quanto era diverso l'idea di avere alle spalle una redazione, che è un gruppo umano, che è una dinamica di lavoro, che è una grammatica anche emotiva, no? di sostegno. Abbiamo deciso di creare questa associazione ormai nel 2013 e da subito, oltre al lavoro giornalistico che continuiamo a fare con tutta
la fatica che è del nostro tempo, del nostro mondo, del nostro lavoro, non abbiamo mai voluto, come dire, dividere la parte appunto, no, giornalistica pratica da quella del lavoro associativo. Il lavoro associativo va proprio nell'idea del creare delle reti di protezione. C'è stato un primo sogno che era quello della Maison des Journalistes a Parigi, cioè l'idea di un luogo sicuro, di un luogo protetto, di un luogo dove i giornalisti minacciati in giro per il mondo potessero trovare quiete, protezione, un posto anche dove lavorare, continuare a fare il loro lavoro, perché a tutto quello che è stato detto prima da Francesco Martone, da Giulietta, aggiungo questo che a noi pesava tanto, l'idea che una parte, in questo caso parlo di giornalisti stranieri, che entravano in meccanismi di protezione con le classiche, diciamo, trafile, no? del rifugiato, finivano tante volte, troppe volte, finivano per non poter fare più il giornalista in Italia. E questa è una doppia sconfitta per tutti noi, perché vuol dire che se nel tuo paese eri perseguitato, perché vuol dire che eri un bravo giornalista, no? E quindi poi per una serie di meccanismi di protezione internazionale trovarsi a fare dell'altro è un po' la sconfitta per tutta la società civile. Questo ovviamente è un progetto anzitutto ambizioso e poi complicato. L'incontro con, a parte, come dire, percorsi personali con una realtà fra quelle che ammiro e apprezzo di più in Italia, che è Osservatorio Balcani Caucaso, ci ha aperto la porta, grazie a loro, al programma di Rapid Response. Perché poi questo Rapid, no, va sottolineato? Perché in certi casi, in tanti casi, l'aiuto deve essere immediato, devi avere una bella struttura, devi avere una bella procedura rodata di una network, nessuno fa niente da solo, una bella rete che si possa attivare quando c'è da dare una mano. E questo è fondamentale, perché tante volte nella velocità con cui una rete è capace di attivarsi, in tanti casi, come dire, la differenza fra farlo in fretta e non farlo bene può essere anche la vita di un collega in giro per il mondo. Grazie Osservatorio, grazie allo European Center for Press and Media Freedom di Lipsia, su Milano, dove mancava, si è provato ad attivare questo programma. Questo programma nasceva fra mille tormenti, un po' perché, come tutte le prime volte, no, è sempre affascinante e complicatissimo. E poi chi mai poteva immaginare, come dire, nessuno di noi poteva immaginare la tempesta perfetta che ci stava per travolgere tutti con la pandemia. A quel punto, faccio una breve un po' ricostruzione del progetto per chi non lo conosce, c'è stato un momento di riflessione anche sul farlo meno, questo benedetto progetto. Però ci siamo confrontati, ci siamo guardati tutti negli occhi a Trento, a Milano, a Lipsia, e l'idea era che c'era tanta gente che aveva bisogno e che quindi era un peccato perdere questa occasione. E questo ne siamo soprattutto fieri, devo dire, noi Osservatori abbiamo molto insistito con l'idea che si poteva pensare a un programma di ricollocazione interna. Per giornalisti italiani o stranieri non ci interessava, però di ricollocazione interna, perché sono tanti i giornalisti in Italia in difficoltà. E quello che ci ha raccontato Giulietti nella, no, la Polaroid chiarissima, che siano le querele temerarie, che siano le minacce, che siano le pressioni. Ce l'abbiamo fatta nonostante una situazione complicatissima. Devo dire che i due beneficiari, che sono stati Khalifa Bokrais, giornalista libico, e Nancy Porcia, sono stati molto più bravi degli organizzatori, secondo me. È più quello che abbiamo imparato noi da loro, che perché ovviamente come primo anno si sono immolati all'idea anche di darci consigli giusti. Nancy, particolarmente secondo me una collega di cui essere orgogliosi, perché è una collega che ha tutte le caratteristiche che andrebbero insegnate, quelle della specializzazione, della competenza. Nancy studia e scrive solo di quello che studia, Nancy lo fa sul campo, Nancy costruisce rapporti che sono innanzitutto umani ed è la persona più lontana del mondo che potete incontrare da quell'idea, no, un po' dell'andare sciacallare una storia e venir via, per cui siamo stati particolarmente contenti di avere Nancy in un programma del quale, peraltro, poi lo spiegheremo, non avevamo voluto rivelare neanche il nome di Nancy, e come dire, purtroppo avevamo ragione, perché alla fine
a volte l'idea è quella di avere delle minacce dall'esterno e invece le minacce sono anche in quello che dovrebbe essere il posto che ti tutela di più, no? E questo è un tema molto che mi ha davvero un po' sconvolto per certi versi. Io ero molto concentrato su questo progetto, sull'orgoglio di questi due grandi colleghi che con noi costruivano questo primo anno. Devo dire che mi ha turbato tanto l'idea, no, che in un sistema che ha mille protezioni sulla carta per i giornalisti, poi alla fine ti devi guardare le spalle, no, dalle tue istituzioni. Questa è una cosa sulla quale davvero non voglio passare oltre, una cosa che ci deve costringere tutti a delle profonde riflessioni. Khalifa ha potuto, ecco, è uno dei casi, un bravissimo collega libico che ha potuto lavorare, e ne parleremo dopo con Nancy anche del fatto di averli potuto, come dire, del loro spazio un po' di condivisione anche, no, di collaborazione. Quindi questo progetto è andato avanti l'autunno fino a febbraio, fino a marzo, cioè finito a febbraio sostanzialmente, con due residenze. Abbiamo fatto mille errori, abbiamo preso mille consigli da Nancy e Khalifa, però davvero per noi una piccolissima realtà di una forma un po' di resistenza del giornalismo freelance, di persone che amano davvero questo lavoro, è stata una soddisfazione enorme riuscire a farlo in una città come Milano, che per noi ha una storia sul giornalismo italiano, quindi un luogo anche non casuale per un tipo di residenza come questa. È stato bellissimo farlo in rete con realtà come quelle di Indifesa D, con le reti istituzionali. E una cosa ci tengo a dirla prima di lasciare la parola a Nancy, che potrà spiegare le sue sensazioni su questo programma, le sue critiche, il suo punto di vista. Per me è stato molto importante che è stato capito quello che volevamo fare. Con Paola, con Chiara Sigele di Osservatorio, lavoravamo al progetto con l'idea da subito di far passare un messaggio molto chiaro. In Italia ci sono delle tutele per i giornalisti, non è che non ci sono. Il problema non era andare a colmare vuoti o andare a sostituirsi a procedure, il problema è diventare un paese sempre più civile, diventare un paese che ha sempre più strumenti, che collaborano, che si parlano, che sono in rete, perché nessuno si salva da solo. E questo ci tengo a dirlo, a nessuno di noi quello che preme è l'essere un gruppo sociale intoccabile, inattaccabile, assolutamente. Quello che ci preme è una cosa che e forse è con questo che mi attacco passando la palla a Nancy. Personalmente io sono 45 anni e rappresento la generazione un po' della guerra al terrorismo, no? La mia età adulta dal 2001 in poi è stata spesa in reportage in quel mondo che dal 2001 in poi non è più stato lo stesso. La criminalizzazione della solidarietà è uno dei processi più grandi, più gravi, più violenti che stiamo vivendo. Francesco l'ha spiegato bene. Io aggiungo che la crisi profonda del ruolo sociale del giornalista è un altro aspetto. Questi sono i 20 anni in cui i gruppi editoriali sono entrati in una crisi profonda, sono i 20 anni in cui il freelance è sempre più solo, è sempre più minacciabile, è sempre più vulnerabile. E io ogni volta che vedo una grande inchiesta, che vedo un grande lavoro sul campo e conosco quel collega, so che non ha un contratto, so che non ha un'assicurazione quando viaggia, so che quando gli succede qualcosa può chiamare gli amici, può chiamare i parenti, e mi si stringe il cuore, perché al di là di noi, al di là di chi ama questo lavoro davvero, io credo che sia tutta la società che perde uno strumento fondamentale. E invece tante volte, rispetto alla generazione che mi ha preceduto, vedo che si fa più fatica a far capire alle persone che il nostro è un lavoro per la comunità. Perché il lavoro di Nancy, che sono anni che ci racconta cosa accade in quello che viene raccontato come in una Polaroid solo nel momento di uno sbarco, c'è un mondo, c'è un sistema, ci sono delle collusioni, ci sono degli interessi. È un lavoro che Nancy ha fatto per 60 milioni di italiani, perché tutti abbiamo il diritto di sapere cosa fanno le nostre istituzioni rispetto a quello che è la nostra vita quotidiana.
E quindi è stato bellissimo avere lei, avere Khalifa qui a Milano. Quello che abbiamo visto uscire poi dopo dalla procura e tutto quello che è stato raccontato, ma che ora ci racconterà Nancy, ci ha gelato da un lato, ma nel nostro piccolo, con tutti i nostri errori, con tutti i nostri limiti, è stato davvero un orgoglio avere Nancy e Khalifa qui, perché avere questa sorta di focus Libia che non era voluto, è capitato, perché ci fa capire quanto abbiamo avuto al centro di questo progetto due persone che stanno lavorando per tutti noi. Non stanno lavorando per un giornale, perché non sono assunti da nessuno, sono freelance, lo fanno alla grande, lo fanno con professionalità e con competenza, e lo fanno per tutti noi, perché di sicuro è un momento in cui questo lavoro, mai come adesso, chi lo fa bene è perché non lo vive solo come un lavoro, che è la fase più retorica del mondo, ma che è quella che abbiamo bisogno di ripeterci, e sono convinto di parlare anche a nome di Nancy, ogni mattina per trovare quella motivazione che tante volte va un po' in difficoltà. È appartenente alle categorie più minacciate che ha nominato Giulietti, che ha ricordato Cristian Elia e anche Francesco Martone, quindi freelance eppure donna, e Nancy Porcia che finalmente ha l'occasione di dire la sua, anche se è ribaltato un po' qui l'aspetto, no? Ti chiediamo di parlare subito delle tutele, della protezione, invece che delle minacce, delle intimidazioni. Sì, innanzitutto grazie a tutte e tutti per l'invito e soprattutto un grande grazie a Osservatorio Balcani Caucaso, a Q-Code per aver organizzato a Milano questa residenza a sostegno dei giornalisti sotto minaccia, di cui io e il collega libico Khalifa Abu Kreis siamo stati i beneficiari per la prima edizione. Poi tornerò a parlare su questo tema anche, spero, in una modalità dialettica con Chicco. Cercherò di tornare, andare a riallacciare le fila con tutti gli input che sono stati lanciati dagli speaker prima di me. Sì, sicuramente sono d'accordo con Chiara Maule del Comune di Trento rispetto alla necessità di ribadire l'importanza del lavoro comunitario per la tutela dei diritti civili, ma quello che dico spessissimo io, non solo per la tutela, proprio per una sorta di crescita e sviluppo della cultura dei diritti, perché la cultura dei diritti noi spesso la diamo per scontata, in realtà l'Europa ci sta mettendo davanti al fatto compiuto che, come dire, quell'input da cui, quell'imprimatur da cui nasceva l'Unione Europea nel secondo dopoguerra, e quindi Convenzione di Ginevra e tutti quegli organismi e convenzioni internazionali che andavano a blindare la tutela dei diritti umani, oggi vengono meno qui in Europa. Quindi, come dire, andare a lavorare sulla cultura dei diritti a livello comunitario è importante. Per quanto riguarda invece quello che diceva Francesco Martone della rete In Difesa di, io ho preso qualche appunto, no? Diceva Francesco Martone: chi denuncia è assimilabile ai difensori dei diritti umani. Ora, io non ci vedo nessuna differenza, ma mi piace e mi ha fatto riflettere il fatto che in realtà tecnicamente ci si veda come due categorie distinte. Per come io vivo il giornalismo, ma ovviamente prima di essere giornalisti, giornaliste, siamo persone e ognuno ha il proprio percorso, la propria testa, il proprio vissuto, il proprio senso critico. Per me non c'è distinzione, nel senso che io mi sono approcciata al giornalismo, o meglio, sono cresciuta da bimba, poi adolescente, infine donna adulta, con la convinzione che l'informazione è l'unico antidoto alla prepotenza
spesso dei governi, perché non possiamo nasconderci, non possiamo nascondere il fatto che comunque nonostante il nostro paese sia un paese stabile anche solo a livello nazionale, senza poi allargare lo sguardo a livello internazionale, l'ingiustizia sociale viene fuori in maniera prepotente a livello mediatico, ma anche in ambito su scala comunitaria, no? Nella propria città ci si rende conto di quelle che sono le ingiustizie. Quindi per me l'informazione è l'antidoto all'ingiustizia sociale. Credo fermamente nel giornalismo come quarto potere. E io personalmente mi sono posta in prima linea nella difesa dei diritti, non per strappare un Guinness, anzi, pensando all'epoca, parliamo appunto del 2014-2015, quando ho iniziato a misurarmi con i poteri forti, la mafia, non libica, ma proprio nel Mediterraneo, quindi come dire, da una sponda all'altra del Mediterraneo, e non, sicuramente il mio metro di misura non era il riconoscimento che quel tipo di lavoro mi avrebbe portato, anzi, quello che io temevo, soprattutto al momento della denuncia, e lo dico francamente, era il perdere l'accesso alla Libia, al paese, perché io sono una freelance, io sono una giornalista, mi sono trasferita, sono stata in Libia per la prima volta nel 2011, mi ci sono poi trasferita in pianta stabile dopo aver raccontato la Siria, il Libano, la Turchia, ma poi mi ci sono trasferita a gennaio del 2013 e per me Libia era casa e da un punto di vista, come dire, di mercato, era il mio pane e lavoravo benissimo per, come dire, emittenti nazionali e internazionali, dal The Guardian, HBO, e la paura di perdere l'accesso al paese era tanta, avrei perso il mio pane. Ho deciso comunque di farlo, era quella la mia paura, non i riconoscimenti, ma la paura di non riuscirmi a guardarmi più allo specchio era più grande della paura di perdere il mio lavoro. E quindi ho deciso di denunciare. Motivo per cui la differenza tra chi denuncia, e ripeto, dipende dall'approccio al giornalismo dei singoli individui, e chi poi è tecnicamente difensore dei diritti umani, in alcuni casi credo che questa differenza non esista. Come volevasi dimostrare, ho perso l'accesso al paese. Ho pubblicato per la prima volta la mia inchiesta a dicembre del 2016, ero ancora in Libia quando l'ho pubblicata. Ricordo che, come dire, ero nella zona X, no? Nella zona X, ossia a ovest di Tripoli, tra Zawiya, Zuara, quando ho finito di scrivere il pezzo, pensando che al momento della pubblicazione, quando sarebbe uscito in edicola Panorama, la prima volta la mia inchiesta è uscita su Panorama il 3 dicembre, io sarei stata a Tripoli. Ero infatti a Tripoli il 3 dicembre e da quel momento ho iniziato ad avere problemi di ogni sorta con le autorità libiche, telefonate continue ogni ora, però sono rimasta nel paese perché poi sono andata sul fronte della guerra contro l'ISIS a Misurata, conoscendo bene la Libia sapevo che i misuratini mai avrebbero permesso al clan di Zawiya che mi succedesse qualcosa nel loro territorio, perché avrebbero loro poi preso la responsabilità, quindi ho continuato a fare il mio lavoro in Libia, ma da quando ho messo poi piede fuori dal paese per il Natale, da lì non ho più avuto il visto. Ora, vi ho raccontato tutti questi passaggi, per quale motivo? Sembra appunto un esercizio di stile, aneddoti, ma in realtà per me è importante raccontarvi questi piccoli passaggi, perché io in quel momento, da quel momento in poi sono stata fortemente attenzionata, già ero attenzionata dalle autorità e dai servizi di intelligence, nel senso che per vie traverse mi mandavano a dire, e questo mi rassicurava,
Nancy Porsa non ne sbaglia una, e voglio vedere, perché altrimenti, scusate il francesismo, mi avrebbero lasciata in mutande, già che avevo già fatto un'inchiesta sul coinvolgimento del più grande trafficante di esseri umani a Sabrata nella sicurezza esterna del compound Eni. E quindi è chiaro che il mio lavoro era attenzionato, ma prima di denunciare, ovviamente io sapevo di poter incorrere in denunce. Ma dall'inchiesta che ho fatto sul coinvolgimento degli ufficiali della Guardia Costiera in Libica nel traffico di esseri umani, ovviamente sapevo di aver toccato i poteri forti, ossia l'Italia, gli europei. Che cosa è successo? È successo che tutti gli addetti ai lavori improvvisamente sono saltati sulla sedia, e l'ho saputo, nel senso che poi, come dire, mi è stato raccontato già all'epoca, quotidianamente ricevevo messaggi dai miei contatti che lavoravano presso le Nazioni Unite piuttosto che presso un'ambasciata, che mi raccontavano delle reazioni forti che alcuni rappresentanti delle istituzioni avevano avuto davanti alle mie inchieste. Però, come dire, sebbene i poteri forti erano oramai al corrente di quello che io stavo facendo in Libia, all'opinione pubblica questo non è arrivato. Per quale motivo? Perché, ahimè, sì, qui c'è una differenza sostanziale e devo dare ragione assolutamente a Francesco Martone. Gli unici che mi hanno sostenuto sono stati i cosiddetti difensori dei diritti umani. Un grande grazie a Giuseppe Giulietti, e non lo dico per retorica o per formalità, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, perché è stato il primo a lanciare nel 2017, già nel 2017, una sorta di campagna di scorta mediatica nei miei confronti. Lui è insieme alla rete dei difensori dei diritti umani, che nasce a Palermo e arriva fino in Germania, che provavano a farmi quadrato, no? E poi piccole eccezioni come il collega Chicco Elia e altri pochi colleghi che in qualche modo cercavano di dare spazio al mio lavoro. Chi di fatto mi ha abbandonata, e lo devo dire, è la mia comunità, quella dei giornalisti. Io sono la mia storia, cioè la inchiesta che io nel 2017, quindi in tempi ante litteram rispetto a quello che era il corso della politica, come si suol dire in gergo, è stata uccisa. Kill the story. Chi ha ucciso la storia? Sicuramente i poteri forti che io andavo a criticare, perché in prima battuta non hanno fatto in modo che io non potessi più entrare in Libia. Ma io credo che la parte importante, un ruolo determinante nella censura che è stata, attuata verso il mio lavoro, e, ahimè, è venuta proprio dal mondo dell'informazione. Da chi si, dalle grandi testate italiane che si sono autocensurate, perché tutti sapevano. I colleghi delle grandi testate avevano letto la mia storia, parlavano della mia storia privatamente, ma poi nessuno l'ha rilanciata in maniera importante. E questo è chiaro che, come dice Chicco, oggi ci porta, non oggi, per quanto mi riguarda oramai da 5 anni, mi porta quotidianamente a chiedermi se davvero io voglia fare parte di questa comunità, perché la comunità che mi ha abbandonato era la comunità che io sentivo la mia comunità di appartenenza, da cui mi sarei aspettata sostegno. Non a caso, solo dopo 5 anni, quella inchiesta che all'epoca aveva ben altra valenza politica, giornalistica, solo dopo 5 anni ha l'attenzione mediatica che, a mio parere, senza
temere, come dire, temere di suonare, come dire, self-confident, come si dice in inglese, troppo sicura di me stessa, però credo che quell'inchiesta avesse un valore importante e purtroppo soltanto oggi, dopo 5 anni, quel lavoro lì gode dell'attenzione mediatica che avrebbe dovuto invece godere 5 anni fa, quando avrebbe potuto innescare una dinamica di braccio di ferro tra il cosiddetto quarto potere e il governo. E invece il quarto potere, che non è la giornalista Nancy Porzia, ahimè, il sistema del quarto potere ha deciso di emarginare una collega e quindi il lavoro per quali dinamiche? Credo in parte parzialmente ci sia davvero l'autocensura da parte delle grandi corporation, e dall'altra devo dire, ahimè, c'è anche delle volte una dinamica spicciola, povera, di competizione tra colleghi, perché laddove tutti sanno che la Libia scatena una guerra senza quartiere, no? Tra compagnie petrolifere, tra stati. Bene, vi posso dire per esperienza, avrei fatto volentieri a meno di avere questo, come dire, questa consapevolezza, però per esperienza vi posso dire che la Libia è una torta troppo ghiotta anche per i giornalisti. Quindi laddove, come dire, si lavora sulla Libia, c'è una competizione sleale tra colleghi, tant'è che io mi sono ritrovata per anni con alcuni colleghi che mi hanno provato a convincermi che quella storia non era così importante come io pensassi, però poi guarda caso è venuta fuori con tutta la sua prepotenza. Ora, dico tutto ciò perché non posso tacere queste lunghe riflessioni che mi hanno accompagnato negli ultimi anni e che oggi mi lasciano un retrogusto amaro come giornalista. Ripeto, io quando ho deciso di pubblicare, di denunciare, sapevo che avrei perso l'accesso al paese, che per me era la gallina dalle uova d'oro. Ovviamente parlo da un punto di vista meramente di mercato, perché poi il mio rapporto con il paese era un rapporto di amore, di scambio, di crescita personale, umana, politica. Però come freelance ovviamente per me era la gallina dalle uova d'oro, chiaramente, perché lavoravo per tutti e in maniera molto proficua. E noi freelance sappiamo bene quanto sia difficile, no, riuscire in realtà a sbarcare il lunario. Io avevo trovato la mia collocazione nel mondo e tra l'altro lo facevo in maniera del tutto entusiasta, perché la mia linea guida era, la mia, come dire, convinzione era che stavo raccontando una storia che altrimenti non sarebbe rimasta taciuta. Quindi questo per me è il no plus ultra per un giornalista. Quindi non sgomitare per pubblicare un pezzettino di storia, no? Come quando magari si va in Iraq, faccio un esempio, no? Che ci sono tanti colleghi, allora lì c'è la competizione su chi arriva prima per pubblicare con le poche testate che aprono le porte ai freelance. No, io sapevo che quello che raccontavo sarebbe rimasto taciuto se non l'avessi fatto, quindi era una responsabilità importante che mi pesava sulle spalle, ma che allo stesso tempo mi spronava, mi dava tanta energia e paradossalmente mi dava leggerezza anche nelle giornate di lavoro faticoso. E nonostante questo, poi io sapevo che avrei messo in pericolo me stessa, la mia famiglia, ma l'ho fatto proprio perché ho sentito il dovere di denunciare per evitare anche una sola morte,
una delle tante morti a cui indirettamente ho assistito, nel senso documentando, fotografando la dinamica, io sapevo che chi ci fosse dietro quella macchina di morte e quindi ho deciso di denunciare. Come diceva il collega Christian Elia, noi non vogliamo far passare il messaggio che vogliamo blindare, questo a proposito, come dire, delle intercettazioni e dell'accanimento che c'è stato da parte della magistratura nei miei confronti. Non vogliamo far passare il messaggio che vogliamo blindare una categoria, ossia la nostra categoria. Sicuramente questo non è il mio caso, tant'è che io come cittadina e poi come giornalista vedo sempre prima i doveri di un giornalista, la grande responsabilità che un giornalista ha quando racconta una storia, perché parla a nome di un popolo. È una responsabilità grande, perché quando il giornalista poi torna in Italia, in un paese stabile, e lascia dietro di sé una popolazione di cui ha raccontato in maniera sfalsata alcune dinamiche, lì le conseguenze sono dirette. Forse è questa mia linea diretta che ho avuto la fortuna di aprire con la popolazione locale, che ho raccontato per anni e che continuo a raccontare e a investigare, che mi dà il senso, quel metro di misura così rigido, se vogliamo, e severo rispetto a quelli che sono i doveri del giornalista. E qui mi taccio e poi magari... Grazie Nancy, perché è una severità che sicuramente viene apprezzata, però come hai detto forse nel momento sbagliato, e hai sollevato, hai illuminato anche alcuni grossi problemi del giornalismo italiano, alcune magagne, usando un francesismo, che sono comunque anche all'attenzione dell'Unione Europea, nel senso che il ruolo dei freelance, il loro rischio professionale, la fragilità e altre cose invece che fanno parte solo del clima italiano, quindi la rivalità tra i grandi giornali e i piccoli giornali, oppure chi sul luogo fa il lavoro sporco, come i cronisti delle redazioni locali che raccolgono magari solo le notizie e poi la notizia va in pagina sul nazionale con la firma magari del collega che sta a Roma. Quindi sono tutti problemi che hanno reso la tua storia e alcune fasi della tua storia anche più complicata di quello che ci è stato detto, più difficile anche da vivere. C'era Francesco che voleva precisare prima forse una cosa sulla definizione, no? Che è stata... Sì. Detta prima. Sì, esattamente, no, non vorrei essere stato frainteso. Io facevo riferimento soprattutto. Il microfono. Sì, facevo riferimento alla definizione riconosciuta dall'ONU di difensore dei diritti umani, perché questo dà ulteriori strumenti di riconoscimento e di tutela del vostro lavoro. Ad esempio, se noi guardiamo all'OSCE, l'OSCE ha un inviato speciale per la libertà di stampa, che credo sia ancora Alain Désir, e allo stesso tempo ha anche un ufficio che si occupa di democrazia e dei diritti umani e che quindi si occupa di difensori dei diritti umani, e questo significa che esistono degli strumenti in più. Il problema fondamentale è che nel nostro paese questa percezione, nelle interlocuzioni che noi abbiamo spesso con le autorità competenti, non esiste, cioè c'è un ragionamento a compartimenti stagni. Quando si parla di difensori dei diritti umani in Italia spesso ci viene detto: ma non esistono difensori dei diritti umani in Italia. E a me fa molto piacere ascoltare Nancy, che invece si riconosce come difensore dei diritti umani, perché anche con molte delle organizzazioni con le quali lavoriamo non pensano di esserlo anche loro. Allora già il passaggio da una presa di consapevolezza di essere difensori dei diritti umani, quindi di poter essere anche accedere a strumenti di tutela, di riconoscimento e di protezione, è un passaggio molto molto importante. Ecco, questo volevo dire e nient'altro. Grazie Francesco. Christian, ora tocca a te, perché c'è molto che, appunto, hai detto, avete imparato dal contatto con i beneficiari del programma, e che sicuramente aiuterà a strutturare il programma dell'anno prossimo, questa nuova residenza che partirà. Io volevo soltanto dire che una simile residenza viene organizzata dai CPMF a Lipsia, ma sono tanti i progetti di relocation, no, di ospitalità,
per giornalisti, però come ha detto Christian prima, di solito si pensa al giornalista turco che deve arrivare dall'estero oppure a qualcuno che arrivi da un paese dove c'è una dittatura. Questo programma invece ha forse dimostrato che la protezione è necessaria per la singola persona, ma per tutelare in realtà un ambiente di lavoro e un contesto, no? In cui il giornalismo diventa veicolo di, cioè attore principale della democrazia. Assolutamente. Sul secondo anno avremo una serie di esperienze maturate grazie a Nancy Khalifa e i loro consigli. Quello che posso dire però di sicuro è che a un livello di empatia, a un livello di accoglienza, a un livello di mettere a disposizione uno strumento come tanti che ti permetta magari di staccare da un clima di pressione, di poterti dedicare a un progetto fuori da un ambiente magari saturo e così via, è ovvio che noi vogliamo crescere tanto nel rapporto con le istituzioni dal punto di vista della sicurezza. E da questo punto di vista la vicenda di Nancy ci lascia molto, no, molto basiti, perché è ovvio che poi uno può fare tutti i lavori del mondo sulla sicurezza, se poi però la nostra privacy come professionisti, come giornalisti viene violata da una procura della Repubblica, io credo che il caso di Nancy sia un caso davvero, non per insistere, perché credo di conoscerla abbastanza per sapere che non vede l'ora di tornare a fare semplicemente il suo lavoro, però quello che le è capitato è fondamentale per capire che è dalle istituzioni stesse che deve partire una un'azione molto dura, molto forte, no? Mi ha fatto sorridere Giulietti, solitamente molto chiaro quando dice i suoi concetti, ma anche molto, come dire, molto pacato, no? Vogliamo che qualcuno paghi, ma non perché siamo qui a cercare vendette, perché credo che sia nell'interesse di tutti capire cos'è accaduto. Vorrei che Nancy ci spiegasse la sua sensazione rispetto a quello che è accaduto, vorrei che magari ci, come dire, sapessimo anche cosa potrà accadere per tutelarsi meglio in futuro, quali sono le se aspettiamo che qualcosa accada da questo punto di vista, perché insomma c'è tutto un lavoro da fare fra di noi, ne sono assolutamente convinto, e sposo completamente le amare parole che Nancy ha speso sulla categoria, sicuramente, però c'è un livello istituzionale che deve capire un attimo come si pone col nostro lavoro, sia nei quotidiani che fuori dai quotidiani, che poi anche il 90% di noi pubblica su quegli stessi quotidiani poi. Perché questo è importante, capire che messaggio si vuole dare anche alla società civile, e dire che noi siamo sempre stati intercettati vuol dire che nessuno ha perso un minuto del proprio tempo a capire cos'è accaduto a Trapani. È una cosa molto differente. Si può essere intercettati mentre si parla con una fonte che è sotto inchiesta, non si può intercettare i giornalisti che non sono indagati, è un universo completamente diverso. Se io lo ricorderete il caso Abuomar, no? Quando ci fu quel grande caso internazionale che tutti sapete, tutti noi sapevamo che lavorando, intervistando determinate fonti per capire cosa era successo, potevi, ma questo è un discorso, essere l'oggetto dell'intercettazione senza essere indagato è di una gravità incredibile, e su questo mi auguro davvero che saremo capaci di fare gruppo innanzitutto come categoria, ma soprattutto di avere alle spalle non solo l'associazionismo e questa rete bellissima a cui Francesco e tanti lavorano da anni e di cui noi siamo una delle realtà milanesi, ma anche e soprattutto le istituzioni. Cioè adesso mi aspetto davvero un messaggio forte delle istituzioni, e quindi ripasso la palla a Nancy per capire secondo lei un po' anche cosa accadrà, cosa si aspetta, cosa vuole che accada da questo punto di vista, e poi credo che il nostro tempo più o meno, vediamo se magari arriva qualche domanda di chi ci sta ascoltando prima di chiudere, insomma. Sì, grazie Chicco. Dunque, che cosa è successo a Trapani? Io
posso fare soltanto un'analisi da una prospettiva politica, non tecnica. Se vogliamo addentrarci nell'ambito del tecnicismo, ma anche lì nel tecnicismo troviamo la politica, di fatto c'è stata una chiara violazione del diritto alla privacy e della tutela delle fonti per il semplice fatto che quei brogliacci siano stati depositati con il fascicolo presso la procura, nonostante nessuna parte di questi brogliacci, ossia delle trascrizioni, delle intercettazioni di ben sei lunghi mesi sulla mia utenza, sia di rilevanza investigativa. Non lo dico io, lo dicono gli inquirenti, tant'è che nessuna parte delle intercettazioni sulla mia utenza è stata inserita nel cosiddetto fascicolo informativa finale su cui verrà istruito il processo. Quindi su questo io mi sento abbastanza serena e tranquilla nel dire che è un fatto e non aspetto, come dire, il verdetto da parte degli ispettori mandati dalla ministra Cartabia a Trapani. Altra cosa è il metodo, quindi, però anche lì, quando dicevo, nel tecnicismo stesso e quindi nella violazione chiara, troviamo un... possiamo leggere tra le righe un come dire, delle sfumature politiche. Il fatto che siano stati depositati dei brogliacci che non hanno nessuna rilevanza investigativa in merito alla materia di indagine può, come dire, raccontarci due versioni differenti. Una, la versione della negligenza, no? L'addetto che banalmente non ha distrutto quei brogliacci, li ha inseriti nel fascicolo in maniera, come dire, per errore, un errore fatale, ma un errore. L'altra ipotesi è che invece sia un messaggio subliminale, no? Nel senso che siano stati depositati quei brogliacci per far sapere, per una sorta di per mandarci a dire che nessuno è al sicuro, no? Dagli inquirenti o comunque dagli autorità, e che anche il proprio la propria privacy, il proprio segreto professionale possono essere a repentaglio. Ora vi dico francamente, quello che è uscito ad oggi dalle 30.000 pagine del fascicolo consegnato, depositato in procura a Trapani, racconta delle mie conversazioni con colleghi nazionali, internazionali, racconta delle mie conversazioni, fatto gravissimo, con avvocati, la mia avvocata Alessandra Ballerini ed altri avvocati con cui io avevo e ho una collaborazione per sempre, come dire, sui temi di migrazione regolare, difesa di alcuni soggetti vulnerabili. E quello che non è ancora venuto fuori, e qui il dubbio è lecito, sono le mie conversazioni con le mie fonti libiche. Dove sono? Ora, io veramente non faccio fatica a credere che quando parlavo con le mie fonti, io so, e ovviamente lo posso sapere solo io, con chi ho parlato nel corso di quei sei mesi, faccio fatica a credere che abbiano spento il registratore proprio in occasione delle mie telefonate con le fonti libiche. Siccome ad oggi non sono saltate fuori, il dubbio è lecito. Dove sono finite? Probabilmente sono state trascritte e messe da parte in chissà quale altro cassetto, per essere tirate fuori chissà quando. Perché credetemi, in quel periodo mi hanno accompagnata da Roma, perché appunto c'era anche la tecnica del pedinamento tecnologico, mi hanno accompagnato da Roma a Tunisi, Addis Abeba, Tunisi, Palermo, i miei viaggi, no? Pindarici in giro per il Mediterraneo e non. E sì, ebbene sì,
dove sono quelle che io considero le conversazioni più sensibili. E anche perché non hanno preso soltanto la linea, perché risulta dai brogliacci che che l'utenza telefonica sotto intercettazione fosse il mio numero italiano. Io voglio banalmente ricordare che vivevo all'estero e che quindi non avessi solo il numero italiano, io avevo doppia SIM, avevo SIM libica, sul telefono, solo su un telefono, quello principale, la SIM tunisina e la SIM italiana. Hanno preso le conversazioni anche sulle app, quindi sui social. È chiaro che vuol dire che tecnicamente dovrebbero avermi installato un malware nel telefono e quindi hanno preso anche le conversazioni che passavano su altre piattaforme con cui io parlavo, attraverso cui io parlavo con le mie fonti libiche. Dove sono? Tornando diciamo alla domanda che faceva Chicco, che cosa pensi che succederà? Io credo che la mia storia sia sta, e ripeto, non la mia analisi non la faccio, diciamo, guardando attraverso la prospettiva dell'io, ossia del personalismo, perché già all'epoca guardavo in terza persona il lavoro che stavo facendo e mi rendevo conto che piccoletta piccoletta avevo smosso dei poteri importanti, anche io me ne meravigliavo, però poi dovevo prendere atto perché mi arrivavano, come dire, conferme del pericolo da più parti. Detto ciò, io credo che appunto la mia inchiesta è stata da subito stroncata dai poteri forti con la complicità del sistema dell'informazione e poi sia stata ritirata in ballo e uccisa e ritirata in ballo senza che si trovi mai un colpevole di chi effettivamente abbia violato i miei diritti, perché nel frattempo si sono susseguiti almeno 4 governi. E questo non è un dettaglio, ma è il quid del motivo per cui questa inchiesta l'inchiesta che ho fatto nel 2017 paradossalmente viene difesa puntualmente da tutti i governi quando torna alla ribalta dell'opinione pubblica, perché all'epoca c'era Minniti, ma quando nel 2019 ho ricevuto le minacce di morte da parte dell'ufficiale della Guardia Costiera Libica, Abdulrahman Al-Milad, detto Bija, che sappiamo sia venuto in Italia nel 2017, il governo che era in carica nel 2019, quindi governo pentastellato, 5 Stelle, aveva tutto l'interesse a, come dire, mettersi a protezione, no? Di questa inchiesta, banalmente in una dinamica di competizione verso Minniti, che invece aveva firmato quell'accordo che io denunciavo. Oggi è la stessa identica storia. Vi darò un input, no? Cioè, come dire, vi voglio raccontare una cosa che, ahimè, purtroppo nei media mainstream non viene mai fuori perché non c'è mai tempo. Questo è uno spazio di approfondimento e parliamo, come dire, tra addetti ai lavori. Anche quando Abdulrahman Al-Milad è venuto in Italia nel 2017, io ero l'unica a, come dire, parlare delle sue malefatte, a denunciarlo. Nel 2019 il collega Nello Scavo ha denunciato la visita di Bija, l'arrivo la presenza di Bija in Italia come membro di una delegazione. Dal mio punto di vista, personale, i governi che si sono succeduti hanno lanciato una guerra fratricida tra loro, creando ancora più confusione. Nel 2019 bastava che il governo dicesse: quando Bija è venuto in Italia, era un ufficiale libico nel pieno dei suoi diritti civili, non era un ricercato,
era suo diritto far parte della delegazione. La delegazione, i nomi della delegazione libica non li abbiamo selezionati noi, ma i libici, e ovviamente per sovranità nazionale e statale è giusto che Tripoli scegliesse i nomi. Poi qualche testa è saltata a Tripoli per via del nome di Bija nella delegazione, questo non si racconta mai, perché certe volte, cioè, capita che i libici siano più signori delle istituzioni europee, però qualche testa è saltata a Tripoli in quel periodo. Dopodiché, quando Bija è venuto in Italia, era un ufficiale libico con la fedina penale pulita. C'erano delle mie inchieste che però non avevano prodotto delle, come dire, sentenze, era un'inchiesta giornalistica. Quindi era lecito che Bija venisse in Italia come ufficiale della Guardia Costiera libica in visita ufficiale in Italia. Perché il governo non ha detto questa cosa? Perché all'epoca era il governo pentastellato che doveva mettere alla berlina il governo Gentiloni Minniti. Questo però, e quindi anche il sistema dell'informazione presta il fianco alla politica, perché c'è un'analisi povera dei fatti e dei contenuti, non c'è un'analisi laica dei fatti che succedono. E bastava che il governo italiano dicesse: signore e signori cari, nel 2017 questo signore era un ufficiale libico con la fedina penale pulita. Certo, c'era una nota presso il Ministero della Difesa, se non erro, per via della mia inchiesta, ma noi sappiamo, cioè, che la giustizia è sempre più lenta, elefantiaca delle volte delle inchieste giornalistiche. Il fatto che io avessi scritto del suo coinvolgimento non, come dire, non impediva al governo italiano di ospitare un ufficiale. Il dramma è che poi, come dire, hanno insabbiato il mio lavoro, e Bija di fatto è rimasto al suo posto, producendo dal mio punto di vista tante altre violazioni dei diritti umani. Sapete bene che è stato arrestato lo scorso ottobre ed è stato poi rilasciato all'inizio di aprile 2021 per insufficienza di prove da addetta del procuratore generale. Secondo alcune fonti diplomatiche e secondo chi di Libia se ne intende, questa è un po' la politica del nuovo governo libico, che cerca di soddisfare tutte le lobby in campo per superare l'impasse della guerra per il potere. Quindi, come dire, nel nome della stabilizzazione del paese, anche la lobby dei trafficanti è giusto che abbia la sua parte, e io credo che sia questa effettivamente la lettura della scarcerazione di un cittadino libico che ancora oggi risulta ricercato dall'Interpol e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi, che cosa succederà? È politica, ma davvero vi garantisco che, ahimè, avrei fatto volentieri a meno di questa comprensione dei fatti. Sulla mia pelle ho dovuto studiare e analizzare, e mi sono resa conto che la superficialità dei media delle volte dà un assist al potere, e questa è la verità. Cioè, e la nostra responsabilità è davvero grande, se solo ce ne rendessimo tutti conto. Mi dispiace, ma sono davvero molto... molto critica, molto arrabbiata, e non ne faccio una questione personale. Io e la mia famiglia, perché vi assicuro, anche per la mia famiglia non è stato facile, abbiamo e per fortuna ho una famiglia che mi sostiene nel mio lavoro, abbiamo fatto un po' il callo, no? A questo circo che si muove intorno a noi. Il dato peggiore di tutta questa faccenda è che, appunto,
nel tempo io ho perso fiducia nel sistema di cui pensavo, a cui pensavo di appartenere. Mi sento un po' un corpo estraneo, a parte alcune eccezioni e colleghi come Chicco. Sì. Grazie Nancy, una sincerità disarmante, ma credo che anche quella fiducia sia rivolta alle istituzioni, perché il tuo telefono è stato intercettato per presunti motivi che solo la procura di Trapani potrà rivelarci, e poi è stato messo sotto controllo, immagino, quando lo Stato ha deciso di tutelarti, di proteggerti, no? Qualcuno avrà detto: ah, questo numero lo conosciamo già. Quindi è veramente un paradosso di che sicuramente lascia quell'amaro in bocca di cui parlavi prima, ma anche una certa rabbia. Che forse a noi come ONG, come operatori, cioè non direttamente dell'informazione, ma costellazione intorno, spetta a trasformare, no? Una rabbia che deve trasformarsi in energia produttiva, in trovare dei modi per facilitare l'operatività dei giornalisti e per ricreare quel rapporto di fiducia con i lettori, quella stima che si è persa, ma non solo per colpa dei giornalisti ovviamente, ma che contribuisce insomma anche alla... entra in quel cortocircuito di perdita di fiducia delle istituzioni, di avanzamento della disinformazione, di disinteresse e tutti quei dis che mettono in pericolo l'esistenza stessa del contesto sociale. Christian, lascerei a te una breve conclusione, perché questo nostro tempo ha dato sicuramente qualche frutto, mi sembra, no? Beh, lo spero e lasciatemi dire che... come dire, credo che sia anche un momento straordinario quello della testimonianza di Nancy, per capire anche come imparare a fare meglio rete, no? A non arrivare sempre quando le cose sono già accadute, ma ascoltarci a vicenda fra, appunto, no? Associazioni, fra giornalisti. Si parla tanto di impatto. Ecco, l'impatto è probabilmente... tanto più forte quanto siamo capaci di condividere e di non avere sempre un pezzo. Quindi da questo punto di vista tutto questo progetto dei Journalists in Residence a Milano ha questo scopo. C'è chi come Francesca Caprini di IACU lavora con l'America Latina, ci sono tante reti in questo momento attivate, tanti contatti e tante connessioni. Rendiamole più forti, ascoltiamo Khalifa e Nancy ha potuto raccontarsi. Con Khalifa abbiamo fatto altri incontri durante l'anno, anche pubblici, anche con voi in Trentino, e abbiamo tanto riflettuto sulla figura del fixer, no? Quella che si chiama il fixer. Khalifa è un bravissimo collega, molto più bravo di me, molto più bravo di tanti colleghi che conosco, che è un giornalista, e che quindi l'idea anche un po' di cambiare come in Italia vengono percepiti gli esteri, intesi come, appunto, non un racconto di altro da me, ma alla fine qualcosa che ci riguarda assolutamente. Tutto questo è un patrimonio che con l'anno prossimo cercheremo di sviluppare, di potenziare, senza nessuna distinzione fra giornalisti italiani e stranieri, perché, appunto, ahimè, ce n'è bisogno. E vedremo di crescere, vedremo soprattutto di far crescere la rete in difesa di a Milano. E davvero grazie a Nancy, perché insomma ci ha restituito uno spaccato, come tutti gli spaccati inquietanti, assolutamente costruttivo, cioè perché da quello dobbiamo partire per fare meglio noi come programma, ma soprattutto per fare meglio noi come rete, fra colleghi, giornalisti e società civile, perché quello è l'unico impatto che riusciremo ad avere. Nessuno da solo, come sempre, riuscirà a fare granché. Grazie Christian. Elia, di rete ha parlato anche Beppe Giulietti della FNSI, dice nessuno, cioè la rete, perché da soli non si fa nulla, quindi anche promuoviamo questo rafforzamento anche dei nodi locali della rete nazionale in difesa di, no? Di cui è portavoce Francesco Martone. A questo proposito aggiungo che il sindacato regionale dei giornalisti del Trentino Alto Adige e il portavoce del presidio regionale di Articolo 21
hanno espresso una chiara volontà di collaborare con la rete in difesa di, intensificare le relazioni, promuovere iniziative comuni e agire insieme. Quindi i giornalisti sono a tutti gli effetti difensori dei diritti umani, anche per chi li difende magari come sindacato, però anche lì ci sono le sottocategorie che in realtà ostacolano, no? Tra volte la distinzione tra chi è iscritto e chi non è iscritto, chi è tutelato da un contratto e chi non lo è. Proprio di recente abbiamo ricevuto come consorzio Media Freedom Rapid Response la richiesta di un freelance italiano, non ne conosco il nome, so solo c'è stata questa richiesta, doveva occuparsi di un progetto di ricerca sugli abusi subiti dai lavoratori agricoli in Spagna. La testata per cui avrebbe dovuto pubblicare questo lavoro aveva già detto in anticipo che non avrebbe tutelato eventuali spese legali, non avrebbe coperto eventuali spese legali per la tutela, e quindi si è rivolta a Lipsia per sapere e mo che si fa, e quindi di lì la ricerca di studi pro bono e eventuali coperture, perché sono questi poi gli ostacoli, no? I piccoli sassolini nell'ingranaggio dell'informazione. A proposito di informazione, accolgo l'invito di Francesca Caprini di ricordare anche la situazione in Colombia, dove colleghi giornalisti ma anche semplici cittadini sono tuttora vittime di soprusi, violenze e anche uccisioni. Colombia, perché adesso Francesco mi chiede un ultimo istante per fare... Senza interrompere il doveroso ricordo della questione colombiana, che credo che sia veramente una cosa che ci preoccupa tutti. E il 14 maggio la rete in difesa di proporrà un seminario internazionale a chiusura del progetto Città in difesa di, che è stato, ho visto, coinvolta anche l'amministrazione di Trento, IACU e il Nodo Trentino, e sarà interessante perché potrà essere un'occasione anche per approfondire ulteriormente il ruolo che i territori possono svolgere per la difesa dei difensori dei diritti umani. Avremo come ospite d'eccezione l'ex relatore speciale ONU sui difensori dei diritti umani, Michel Forst, e credo che possa essere anche questa una continuazione ideale della conversazione che stiamo facendo oggi. Ma non volevo assolutamente interrompere la necessità di denunciare veramente il massacro che il governo Duque sta compiendo attualmente in Colombia. No, si inanella tutto, anche perché Giulietti parlava della Bielorussia, che abbiamo ricordato a Trento il 2 maggio, si arriva in Colombia, si passa per l'Italia, l'attenzione, le antenne devono registrare ogni singolo allarme. Quindi grazie tantissimo a Nancy. Se fossimo in una sala saresti sommersa dagli applausi, e Cristian Elia, anche con direttore di QCOT Mag, Francesco Martone della Rete Nazionale in Difesa di, ringrazio la collega Roberta Bertoldi che ci ha assistito da dietro il logo.